quasi 34 milioni di euro, per la precisione 33.757.115, versati da 792 mecenati a 225 enti beneficiari, il tutto per realizzare 272 interventi. Sono questi i numeri dell'Art Bonus, entrato in vigore da settembre 2014, con cui si offre un'agevolazione fiscale del 65% per le erogazioni liberali a favore della cultura. Dati illustrati all'auditorium di Mecenate. Introdurre la cultura del mecenatismo nel nostro paese serve tempo, ma i risultati per noi sono risultati assolutamente positivi, più che positivi, straordinari, perché in una fase sperimentale senza una campagna promozionale, avete visto, sono state piccole e medie donazioni a favore dei comuni, dei musei, delle fondazioni lirico-sinfoniche. Adesso la stabilizzazione dell'Art Bonus, che è stata una grande cosa ottenuta nella legge di stabilità. Il ministro lancia poi un appello affinché le grandi imprese contribuiscano alla tutela del nostro paese avvalendosi dell'Art Bonus. Io vorrei che, come in altri paesi, la valutazione sull'impatto sociale di una impresa, soprattutto di una grande impresa italiana, fosse misurato anche in base a quanto donano per il recupero, la valorizzazione, la tutela del patrimonio culturale del nostro paese, che, come ci ricorda l'UNESCO, è dell'umanità. Se è dell'umanità devono contribuire tutti, a cominciare dalle grandi imprese.